Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti a casa mia in Costa Rica. E questa è la prima volta che vi faccio vedere casa mia. Sono nel mezzo della giungla, vi faccio vedere un po'. Questa è la casa, questo è l'ambiente circostante e vi faccio anche vedere il nostro angelo custode, il custode della casa. Quando non ci siamo è lui che pensa tutto. Ma allora, cominciamo subito con le belle notizie, perché innanzitutto voglio ringraziare tutti quelli che hanno già acquistato il videocorso intanto per la fiducia che mi avete dato nell'acquistare il prodotto prima che fosse finito, ma soprattutto per i commenti positivi che mi state mandando. Sono veramente felice che sia all'altezza delle aspettative, sono contenta che il risultato sia quello che è. Lo immaginavo, diciamo, però ecco, sentirlo dire da voi è un'altra cosa, anche perché speravo proprio che fosse tutto veramente molto molto chiaro e quindi a quanto pare sono riuscita a raggiungere l'obiettivo che mi interessava maggiormente. Un'altra bella notizia è che ho deciso di inserire all'interno del corso alcuni contenuti che non erano preventivati inizialmente, ovvero dato che per spiegare certi concetti mi sono resa conto che dovevo davvero introdurre delle nozioni esoteriche di un certo livello, sto pensando di inserire ulteriori informazioni. Questo cosa significa? Beh, per quelli di voi che lo stanno acquistando in questo momento non significa praticamente nulla, nel senso non c'è una reale differenza se non il fatto appunto che avrete dei bonus che magari non vi aspettavate. Per chi lo acquisterà dopo, quando sarà pronto, forse il costo sarà leggermente più alto di quello che avevo preventivato. Quindi, anziché avere lo stesso prezzo del corso fatto con le lezioni one-to-one, sarà qualcosina di più. Ma questo sarà da vedere. Altra buona notizia significa che dovendo aggiungere determinate cose che non erano previste, probabilmente la promozione durerà un po' di più, perché non credo che farò in tempo per metà luglio a terminare, sto preparando adesso il materiale e quindi suppongo che dovrò prolungare fino a fine luglio. Avevo promesso che fino a quando non terminavo di registrare tutte le video lezioni avrei mantenuto la metà del costo, quindi ecco. Ci sarà ancora la possibilità di acquistare a metà del costo fino alla fine di luglio, ovvero fino a quando non terminerò. Una, per esempio, delle cose che avevo pensato di inserire riguarda il legame empatico e telepatico che si realizza fra il tarologo e il consultante. Questo è un argomento abbastanza particolare perché molti di voi pensano che fenomeni come la telepatia, la chiaroveggenza, la chiaroudienza, eccetera, 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 non siano fenomeni limitati solamente a determinate persone che nascono con delle capacità particolari o che in vari monasteri buddisti tibetani sviluppano determinate capacità particolari e quindi ecco possono fare cose che i normali esseri umani non potranno mai fare. Niente di più sbagliato, ragazzi, perché l'empatia lo sappiamo tutti come funziona, l'empatia è la capacità di mettersi nei panni dell'altro e provare le stesse emozioni che prova l'altro e quello sappiamo bene che siamo tutti, non tutti, ma più o meno tutti siamo in grado di utilizzarla. Per quanto riguarda invece la telepatia, siamo convinti che sia una cosa eccezionale che non tutti possono fare. Niente di più sbagliato, ragazzi, niente di più sbagliato. L'empatia non è altro che una rudimentale forma di telepatia. Questo è un concetto che magari alla maggior parte delle persone non interessa, ma che io voglio assolutamente che i miei studenti conoscano, perché il legame che si innesca nel momento in cui noi siamo in una sessione privata con una persona, sia che stiamo leggendo i tarocchi, sia che stiamo facendo una sessione di life coaching, sia che stiamo lavorando e aiutando la persona nel suo percorso di crescita personale, dobbiamo sapere come agisce questo meccanismo, perché è uno strumento comunque che influenza anche noi, non solamente l'altro. Ed è tra l'altro un qualcosa che tutti facciamo tutti i giorni, dalla mattina alla sera, senza nemmeno rendercene conto. Quando qualcuno vi dice io sono sensitiva, io sono sensitiva, e noi crediamo che sia chissà che cosa. Non è un gran cavolo di niente, ragazzi, essere sensitivi, a parte che quando molti lo dicono non è neanche vero, nel senso non intendono realmente quello che è, ma essere sensitivi lo siamo tutti, solo che determinate persone nascono o sviluppano nell'arco della vita capacità leggermente più sviluppate. Questo
Quindi ecco, una sensitività che tutti abbiamo, ma che in loro è leggermente più evoluta, leggermente più manifesta. Ed ecco che si definiscono sensitivi. Ma vi è mai capitato di pensare a una persona e dopo 2 minuti vi squillava il telefono ed era esattamente quella persona che vi chiamava o vi mandava un messaggio? O vi è mai capitato di sapere esattamente che cosa sta pensando il vostro fidanzato, la vostra fidanzata o il vostro migliore amico ed esattamente è quello che quella persona stava pensando? Ecco ragazzi, lo facciamo più o meno tutti, ma il motivo per cui non sviluppiamo queste capacità è perché non sappiamo come funzionano e non sappiamo come riconoscerle in noi stessi. Quindi ecco, questa secondo me è una cosa fondamentale che chi impara, o perlomeno chi impara da me, desidero che conosca, non solo per utilizzarla in ambito di una sessione di coaching o crescita personale o tarologia o una lettura di carte, ma nella vita di tutti i giorni. Cioè queste sono informazioni che nel momento in cui voi le conoscete, vi aiutano a comprendere tanti piccoli meccanismi che noi ci ritroviamo ad affrontare nella vita di tutti i giorni. Ed ecco che questo videocorso di tarologia sta diventando piano piano e lentamente e inaspettatamente un po' un corso di esoterismo, di magia. Diciamo che alla base c'è come leggere le carte, ma poi tutto attorno c'è un altro mondo, c'è un altro universo ed è per questo che ritengo appunto che quelli di voi che sceglieranno di entrare a far parte del nostro gruppo, ecco, in realtà il mio progetto più lontano, qui lo dico e qui lo nego, è aprire una vera e propria scuola che possa certificare il terzo livello, il livello professionale. Quindi questo sarebbe una cosa sulla quale sto lavorando, ma per adesso è ancora presto, quindi diciamo che non posso anticipare nulla, non posso anticipare più di tanto. L'unica cosa che faccio per il momento a chi me lo chiede è un piccolo test finale dopo il livello professionalizzante, e superato quel piccolo test finale viene rilasciato un attestato. Però ecco, aprire una vera e propria scuola sarebbe qualcosa di leggermente più diverso ed impegnativo. Ma ad ogni modo, torniamo a noi. Non sono ancora sicura se inserire questa parte che riguarda la telepatia e l'empatia nel primo livello oppure aspettare di inserirla nel secondo o nel terzo livello, nel momento in cui inizierò a registrare le video lezioni degli altri 2 livelli del videocorso. Per il momento sono in forse, ma sono sicura comunque che inserirò altre parti molto interessanti che riguardano sempre il mondo dell'energia, il mondo esoterico, mettiamola così. Quindi ecco, magari poi vi faccio una sorpresa e non ve lo dico nemmeno che cosa inserisco, però sappiate che sta diventando qualcosa di un po' più completo. Dimenticavo, qualcuno di voi mi ha chiesto se è possibile pagare a rate. Sì, in realtà lo sto già facendo, nel senso che qualcuno ha pagato semplicemente una prima rata per bloccare il prezzo prima che appunto salga. Quindi ecco, quelli di voi per esempio che hanno difficoltà a pagare tutto in una volta, non c'è assolutamente nessun problema, potete pagare la prima metà adesso, ovvero entro fine luglio, dato che ho spostato di un paio di settimane il termine dell'offerta, e quindi riceverete adesso la prima parte dei video e poi saldare quando volete e a quel punto riceverete l'ultima parte dei video. Quindi no, sappiate che non c'è assolutamente nessun problema per questo. Per quanto riguarda altre vostre domande, ragazzi, potete inviarmele all'indirizzo email vocidagliangeli@gmail.com, come sempre. Stessa cosa se volete chiedermi una sessione privata oppure se avete intenzione, per esempio, di seguire il corso one-to-one con le lezioni private. Sappiate però che il prezzo del corso one-to-one con le lezioni private è esattamente il doppio in questo momento rispetto a quello del videocorso che sto offrendo. Per il resto vi saluto dalla giungla della Costa Rica, sta anche iniziando a piovere e quindi forse è il caso che io rientri in casa. Vi mando un bacio, spero sempre di esservi utile e a presto. Buongiorno ragazzi, benvenuti a questa lettura per single del segno della Bilancia. È una lettura generica, quindi se non risuona con tutti voi, guardate le letture del vostro ascendente o della vostra luna. Se volete invece una lettura privata, un'analisi karmica, una sessione di coaching oppure volete informazioni sui corsi di tarologia o sul videocorso, potete inviare un'email a vocidagliangeli@gmail.com. Andiamo subito a vedere per voi della Bilancia qual è l'energia della persona che in queste ultime 2 settimane del mese di luglio potrebbe essere interessata a voi o alla quale magari siete voi interessato.
O in alternativa, se non avete in mente nessuno, si tratta di qualcuno che potrete incontrare in queste 2 settimane. Io vedo in generale un'energia spenta, molto spenta, come qualcuno che non ha fiducia nelle sue capacità e quindi non agisce per paura di fare degli errori. Qualcuno che preferisce rinunciare a un'occasione piuttosto che farsi avanti, piuttosto che esporsi. Magari potrebbe essere qualcuno che ha appena rinunciato ad un passato, a una storia accaduta recentemente e quindi è particolarmente spento, energeticamente parlando, emotivamente parlando, è particolarmente spento per questo motivo, perché qualcosa si è concluso. In linea di massima, comunque, non vedo una persona propensa a farsi avanti, ma semmai vedo una persona più propensa a rinunciare. Ciò che teme è un 7 di denari, ciò che spera è un 5 di denari. Ha paura di rimanere bloccato, ha paura di rimanere bloccata nella situazione. Questa persona ha paura di non riuscire ad andare avanti e ha paura anche del pettegolezzo in un certo senso. Credo che qualcosa in effetti non abbia funzionato nel suo recente passato. Potrebbe essere qualcosa che non ha funzionato con voi o con qualcun altro, ma in linea di massima, ecco, vedo una persona abbastanza sfiduciata e abbastanza convinta di voler mollare qualunque cosa fosse. E spera in un 5 di denari, spera quindi di riuscire ad andare via, ad allontanarsi, a mollare quello che c'è da mollare e anche eventualmente a passare un periodo di solitudine, perché è ovvio che la solitudine poi è anche una fase di depressione, fa sempre parte di un allontanamento, fa sempre parte di una chiusura, ma questo è quello che questa persona desidera, piuttosto che rimanere lì ad aspettare qualcosa che potrebbe far più male che bene. Ha anche paura dell'intromissione di altre persone, ha paura che qualcuno si intrometta, che qualcuno cerchi di mettere bocca. Cosa nasconde un 4 di spade? Cosa fa la papessa rovesciata? Io ho la sensazione che ci siano altre persone coinvolte in questa situazione. Altre persone. Quello che questa persona nasconde è che ha bisogno di una pausa. Ovvero, fuori magari cerca di dare un'immagine di sé forte. Ma dentro ha veramente bisogno di una pausa questa persona, ha veramente bisogno di riprendersi, di recuperare energia, di rivedere anche se stesso sotto una nuova luce, di capire anche, di rivedere tutta la situazione sotto una nuova luce, perché porta dentro una forma di rancore, porta dentro una forma di delusione, che non è ancora riuscita ad elaborare e sulla quale sta cercando invece di lavorarci sopra, sta cercando di scioglierla e può farlo solo con la distanza. Quello che fa è la papessa rovesciata. Io credo che questa persona stia anche appunto o incolpando qualcun altro di avere commesso degli errori. Credo che ci siano altre persone coinvolte che agli occhi di questa persona hanno fatto degli errori, o immischiandosi troppo o facendo, dicendo qualcos'altro. E credo che ci siano appunto delle cose da risolvere non solo fra due più, ma più persone. Sicuramente, e questo è quello che sta accadendo, ovvero ci sono attualmente in corso delle conversazioni, mettiamola così, fra questa persona e altri che sono in qualche modo coinvolti, e non sono conversazioni piacevoli. Vediamo un po' gli angeli. Ah, tempistiche divine. Sembra che tutto stia accadendo al momento giusto, quindi quello che gli angeli hanno da dirvi è che ogni cosa sta veramente andando nella sua direzione e ogni cosa sta accadendo al momento giusto. Quindi se voi per caso avete la sensazione che le cose non stiano andando esattamente come avrebbero dovuto, o che magari le cose sono avvenute nel momento sbagliato, o che siete stati sfortunati per qualche motivo perché si sono create delle condizioni, sfavorevoli. Ecco, in realtà no, in realtà no. Tutto questo fa parte di un piano, tutto questo sta accadendo esattamente con le tempistiche giuste, perché lo scopo di tutto questo è quello di insegnarvi una lezione. E
Quindi molte volte noi ci focalizziamo su ciò che sta accadendo, ma non riusciamo a guardare dall'alto e non riusciamo a guardare il quadro più ampio che invece dovremmo osservare, ovvero il motivo per cui determinate cose stanno accadendo, che non è mai la sfortuna o la cattiveria degli altri, ma è semplicemente perché noi abbiamo una lezione da imparare. E se ci focalizziamo sulla lezione da imparare, a quel punto riusciamo veramente a cambiare completamente prospettiva e riusciamo veramente a essere più lucidi anche nella nostra visione e nelle nostre analisi o autoanalisi. Ad ogni modo, ragazzi, per avere una lettura privata potete inviare un'email a vocidagliangeli@gmail.com, altrimenti ci vediamo alla prossima.